facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Buonasera amici sportivi, amanti del calcio, eccoci qua, benvenuti a Fuorigioco e come ogni lunedì proviamo a parlarvene in maniera strapositiva, giusto Federica? Direi proprio di sì. Bene, per farlo nel miglior modo possibile cosa dobbiamo fare? Dobbiamo presentare Federico Formisano, il nostro responsabile calcistico. Buonasera Federico. Guarda, oggi faccio un tentativo proprio di immedesimazione, panni di un tifoso del Milan e del Napoli. Perché almeno io loro gioiscono. Pensavo di vederti vestito a lutto oggi, perché abbiamo saputo che le tue squadre hanno... Appunto per quello che faccio un transfer. Andiamo a presentare l'ospite di oggi. Sì, visto che la nostra trasmissione nasce sempre con uno scopo ben preciso, che è quello di dare sempre più entusiasmo intorno al mondo calcio, noi abbiamo pensato giustamente oggi di avere qui con noi una persona che... dà molte opportunità ai giovani, quindi presento con molto piacere il responsabile scouting del settore del Vicenza Calcio, Claudio Conte. Benvenuto Claudio. Grazie all'invito. Grazie a te di essere qua. Franco, volentieri. Tra l'altro ricordiamolo Federica che Claudio Conte è molto conosciuto non solo per il ruolo che svolge nell'ambiente calcio, ma anche perché è un prof... di tutto rispetto dell'istituto datato. Sono tanti anche amici miei che dico: ma il professore Claudio Conte ce l'ho avuto anch'io, quindi figurati. Così sì, Claudio. Educazione fisica. Ah. E quando dico datato è perché comincio a avere i figli dei miei ex allievi. Questo fa pensare. È una cosa che lascia un segno. Allora Claudio, siccome si sente tanto parlare, no, di scouting, di settori giovanili, no, è una parola che è nata negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, questa parola di scouting, no, che certo. Si è un po' pronunciata nel calcio. Tanti sappiamo cos'è o immaginiamo cos'è, poi nella pratica secondo me tanti pensano di sapere, ma nella sostanza non la sanno. Vuoi parlarci un po' del tuo lavoro, di qual è la tua attività reale nel mondo calcio? Effettivamente questo ruolo si sta un po' specializzando nell'ultimo periodo, negli ultimi anni. E sinceramente non è facile, purtroppo quando si parla di settori giovanili è ormai da molto tempo che anche qui in Italia viene un po' paragonato anche al problema degli stranieri, troppi stranieri, pochi italiani, le squadre nostre non sono formate più da ragazzi che arrivano dai settori giovanili, per cui quando si parla di settore giovanile bisognerebbe effettivamente parlare anche di persone che sappiano valutare questi ragazzini. Beh, io a Vicenza ho questo ruolo, anzi ringrazio il nostro responsabile Michele Nicolini che mi ha dato appunto questa opportunità. Noi abbiamo circa una decina di persone che tutti i weekend girano per i campi, ma non solo nei weekend, anche durante la settimana, perché io penso che non è soltanto durante la partita che tu puoi valutare un ragazzo. Noi cerchiamo di farlo magari anche durante la settimana, andando a vederli anche durante gli allenamenti, perché ovviamente nella sfera di un giocatore appunto il lato umano sia veramente una cosa importante. Beh, diciamo che magari durante gli allenamenti non hanno l'ansia da prestazione della partita. Sì, per cui durante l'allenamento tu puoi valutare l'impegno, la dedizione, l'educazione, il rispetto, il carattere del ragazzo. E siccome purtroppo nel mondo attuale i problemi familiari esistono, certo. Purtroppo, tante volte ci troviamo a che fare con ragazzi che magari hanno anche delle qualità, però dal punto di vista caratteriale magari mancano, per cui di fronte alle difficoltà non sanno reagire, mollano,
non interagiscono nel modo positivo con i compagni o con l'allenatore, per cui anche questo aspetto non va assolutamente non considerato. Ma quali sono le altre problematiche che potete trovare nel vostro lavoro? Guarda, io penso che allo stato attuale lo sport in Italia sia un po' malato. E una quando... bella dichiarazione. Beh, che la condivido. No, quando dico malato è perché mi capita molto spesso di parlare con colleghi di questa cosa e viene fuori spesso il problema che non esiste più il calcio di strada. Come l'avete detto voi prima, io sono datato. Ho avuto la fortuna di cominciare a fare attività sportiva in maniera autonoma. Nei cortili, nelle strade, per conto nostro, ok? Cosa che adesso non succede più, per cui noi ci troviamo di fronte a ragazzi che hanno delle defezioni elevate sotto l'aspetto motorio. Ecco, scusami Claudio che ti interrompo, ma visto che tu sei anche un prof di educazione fisica, no? Che adesso non si chiama più educazione fisica, ma comunque per farci capire la chiamiamo l'educazione fisica, di ginnastica a scuola. Assolutamente. Secondo te non sarebbe arrivato il momento anche a livello di istruzione di aumentare le ore di lezioni di ginnastica e di educazione fisica all'interno delle scuole? Guarda Franco, sfondi un portone aperto. Però molto spesso l'attività motoria, come tu la chiami, la ginnastica, lo sport, da noi è visto un po' come una, non dico una perdita di tempo, ma quasi. Io vorrei, se posso, citare una frase di una canzone. Certo. Guarda, se vuoi io abbiamo anche Federica che canta. No, noi. Sì. Allora, il titolo di questa canzone è Musica è. Musica è. Di Ero Ramazzotti. Di Ero, sì. Lui citava così: io sento ancora le voci della strada dove sono nato. Mia madre quante volte mi avrà chiamato, ma era più forte il grido di libertà. E sotto il sole che fulmina i cortili, le corse polverose dei bambini che di giocare non la smettono più. Se dovessimo adesso riscriverla questa canzone, secondo me il titolo non sarebbe più Musica è, ma è Disturbo della quiete pubblica. Sì. Mamma mia, veramente, ho la pelle d'oca. Hai fatto una giusta osservazione. Hai toccato un tasto assolutamente. Perché una volta quando noi giocavamo, il rischio che si poteva correre era la che signora che un pallone andasse nei pomodori e ciappavo parola. Bravissimo. Perché mi è capitato tante Franco, volte, ma finiva eccolo lì. Adesso invece è Disturbo della quiete pubblica. Sì. Io entravo dentro lo stadio Menti scavalcando attraverso il muro di recinzione quando i giocatori del Vicenza avevano finito di allenarsi e un gruppo di amici che abitavano nella zona dello stadio giocavano a calcio dentro. Poi arrivava Beppi Luce, che era il custode dello stadio, verseva il portone de ferro, neanche sentivano il portone de ferro che si verseva e scappavano tutti su per il muro un'altra volta. Le esperienze della vita vissuta di una volta. Capito. Per cui anche questo ci fa capire come i tempi purtroppo sono cambiati, ma è negativo, cioè i ragazzi non fanno più attività motoria. Ma allora non è arrivato il momento di aumentare le ore, come diceva prima Franco? Magari ne aggiungiamo, adesso mi sembra che siano 2 a settimana le ore, no? Ma due ci sono tanti, lo erano anche prima. Ci sono però tanti stati, anche in America, fanno interi pomeriggi di sport a scuola, no? Ma nel modo più assoluto, cioè negli Stati Uniti, se tu sei bravo dal punto di vista sportivo, sono le università che vengono a cercarti. Esatto, ti danno capito, che ti danno le borse di studio. E qui da noi invece, posso fare un altro esempio che mi riguarda un po' da vicino? Certo. Adesso qual è lo sport che va più in voga, che ha preso piede? Padel. Il padel. È vero. Ma sapete voi qual è il grosso problema di chi vuole costruire i centri, i campi di padel? Ah. Il rumore. Sì, perché disturbano. Rimbombo. Ti ho detto prima, è disturbo della quiete pubblica. Io quest'estate sono stato in Spagna, sì. Tu vai a Barcellona, trovi campi da padel ovunque. Fuori degli alberghi, dentro i centri commerciali, ovunque. E gente, bambini, anziani, ragazze, modo per essere, per formare anche aggregazione. Chiaro, qui da noi è un grosso ostacolo il rumore. Tutto insonorizzato, Franco.
Sì, no, stavo pensando al rumore del padel, che è il rumore, sì, la pallina che tic toc. Sì, ma rimbomba. Però insomma rimbomba, vabbè, ma insomma. Sì, comunque. Però è stato probabilmente anche il periodo del Covid a dare questa mazzata, perché 2 anni, diciamo, per i ragazzi senza fare sport, stare in casa, si sono appassionati ai videogiochi e a queste cose qua. Assolutamente, questo non ha favorito l'attività, però noi adulti dobbiamo cercare di rimettere in moto questo volante. Quello anche prima? Sì, quindi in questo senso, quindi il problema più grande a livello calcistico con i giovani sta proprio nel tenere alta la motivazione, la voglia, sì, e non mollare. Adesso quando noi andiamo a reclutare dei ragazzi, sì, li devi valutare anche sotto l'aspetto motorio. E caratteriale, ma dal punto di vista coordinativo troviamo ragazzi in grossa difficoltà. Grossa difficoltà. Bene, allora noi andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito qui a Fuori Gioco. Facile da raggiungere. Comodi parcheggi. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Clinica Dentale. Cresciamo insieme a voi. Trattamenti all'avanguardia e biotecnologia cosmetica avanzata per regalarti un nuovo concetto di bellezza. B-Beauty è la tua oasi di benessere, dove prenderti cura della tua immagine e regalare una dimostrazione d'amore al tuo corpo in un ambiente sereno e confortevole. Siamo a Bassano del Grappa, in via Cadolfina 42. Vieni a trovarci! Eccoci qua e bentornati a Fuori Gioco. Adesso io ho una domanda per Federico. So che sabato sera sei stato a un evento, vorrei che tu me ne parlassi di com'è andato. Allora, intanto diciamo lo spirito dell'evento, perché è quello che va colto, no? Cioè questa è una cosa importante secondo me, in cui delle società sportive riescono a trovare delle forme di aggregazione. Di solito la politica delle società sportive è di guardare al campanile, no? Ognuno ha il campanile, la società sportiva vuole ispirarsi al proprio territorio e lo fa magari in maniera molto ristretta. Invece bisogna ampliarsi, soprattutto partendo dal presupposto che dicevamo prima, no? Esatto. Cioè questa difficoltà che ci sono in questo momento con i giovani a partecipare allo sport deve trovare una risposta anche in forme diverse. Quindi questo esempio che hanno portato avanti Berton Bolzano e il BP 93 è quello proprio di un'aggregazione tra società sportive che chissà possa anche fare una gemmazione nel territorio allargando ad altre società della zona. E su questo io vorrei chiedere anche al nostro ospite che rapporti ci sono anche tra Vicenza e le società. Intanto c'è stata questa politica dei gemellaggi che secondo me è stata molto importante. Ci sono molte società del Vicentino che hanno fatto gemellaggio con il Vicenza e che quindi si ispirano a questo tipo di politica. Voi siete favorevoli rispetto al fatto dell'aggregazione tra le società e quindi al rinforzo dei vivai, e quali sono e come vi ponete rispetto alle società sportive del territorio? Ma guarda Federico, direi che noi come la nostra Vicenza abbiamo fatto un grossissimo lavoro, perché come voi ben sapete prima dell'era rosso Vicenza Calcio nel territorio non si era posto proprio nel migliore dei modi. Noi abbiamo cercato di ricucire questi rapporti e l'abbiamo fatto perché avevamo anche notato che da parte del Vicentino, lo sappiamo, cioè il DNA del Vicentino è bianco-rosso, cioè è inutile negarlo. Franco lo sa, io prima di venire a Vicenza ero a Cittadella e trovavo assurdo che società del Vicentino venissero a creare un rapporto con noi a Cittadella, ma una cosa cioè non era ammissibile, chiaro. Adesso non è più così, cioè le società del Vicentino sono gemellate alla Nerossi Vicenza, ma quando hanno visto che il progetto era serio, che le persone erano affidabili,
era quello che cercavano, chiaro, per cui noi con degli incontri di formazione che facciamo costantemente, anche grazie a Lorenzo Simeoni che è responsabile dell'area tecnica, cioè veramente quando facciamo queste serate troviamo una risposta notevole, 100-150 persone presenti ad ogni incontro, chiaro, però è anche vero che tu devi rapportarti in maniera corretta con questa società. Noi quando un ragazzino, l'esempio anche col Berton Bolzano, cioè loro hanno dei ragazzini validi, noi li abbiamo notati, abbiamo richiesti, ma la società stessa ci ha detto abbiamo piacere che un nostro tesserato vesti i colori biancorossi, perché così anche le famiglie vedono che il lavoro svolto nella nostra società porta dei frutti. È un biglietto da visita non indifferente per le società, no? Perché ti crea passaparola e quindi sanno che se tu hai bambini che vanno nelle licenze vuol dire che stai lavorando bene e quindi ti affidano il loro figlio più che volentieri, no? E questo, ripeto, è successo con, abbiamo circa una cinquantina di società gemellate del territorio e anche un po' fuori. Fuori territorio. Ma tu hai qualcosa da aggiungere riguardo a questa serata, visto che io non c'ero, Franco, se vuoi raccontarmi un po'? Io quello che voglio aggiungere, Federica, è che sicuramente è stato un evento che mi ha dato tanta felicità, semplicemente perché dopo 7 anni che ci proviamo in tutte le maniere siamo riusciti a mettere da parte gli orgogli campanili e guardare il bene comune che è noi, non è Dio. Chi la dura la vince. Sì, perché alla fine il mio motto è sempre quello che da solo vai veloce, in gruppo vai lontano. E questa deve essere la filosofia, soprattutto in un mondo come quello del calcio, dove è un gioco di squadra e non è un gioco singolo. Per questo motivo ti chiedo, Claudio, sta iniziando una nuova era nel mondo del calcio, no? Dal 1° luglio andrà in onda questa meravigliosa idea gigante che arriva da Roma, di quel genio che ha la lampada da Dino nel comodino, secondo me, del discorso dello svincolo sportivo, no? Come vi state preparando voi per questa nuova, perché porterà un nuovo modo di pensare del calcio, non so come. Assolutamente, ma come tu sai doveva essere già partito questo progetto, ma è stato posticipato anche perché le società non sono pronte a questo cambiamento. Io mi auguro che in questo lasco di tempo qualcuno magari riveda qualcosa, perché effettivamente mettendoci nei panni delle società minori, per questa società è una grossa perdita, cioè vuol dire investire tempo, denaro, persone per dopo magari trovarsi a non avere nulla in mano, chiaro. Ma i settori giovanili verranno un po' ridimensionati con questa nuova regola o? Ma io mi auguro di no, però sai, io sto dall'altra parte, per cui una previsione. Io la vedo magari sotto un'altra ottica, però mi metto nei panni delle società minori. Prima parlavamo appunto che i settori giovanili dovrebbero essere potenziati, dovremmo lavorare di più, investire di più. Però non so quanti presidenti siano dell'idea di investire di più, se dopo magari questo investimento porta. Sai, in qualche maniera io credo che se tu vuoi in questo momento hai due possibilità, dalle crisi nascono le opportunità, si dice, no? Sì. Lo diceva un signore di nome Einstein. E quindi penso che in questo momento qua probabilmente sia arrivato sia il momento dove bisogna osare un po' di più come società, investendo ancora di più. Soprattutto non solo nell'aspetto tecnico, quindi dell'allenatore, ma anche nell'aspetto motorio, per cui secondo me bisogna inserire più figure a livello proprio di ISEF dentro le scuole calcio, proprio per aiutare le scuole. Perché secondo me la qualità, io sono sempre di idea che la qualità paga, per cui la famiglia magari affida al ragazzino una persona che effettivamente dimostra di avere delle qualità. Io guarda, sabato ero a vedere una partita di piccolini, sono andato a vedere quelli della scuola calcio nostra e non ti dico contro con chi stavamo giocando, ma dall'altra parte c'era un allenatore che secondo me, io come battuta ai ragazzini ho detto se non fate i bravi l'anno prossimo prendiamo quello come allenatore e tutti hanno detto no, io sto bene per farti capire cosa c'era dall'altra parte.
Però in tutto questo bel discorso, Federico, mi rivolgo a te che ne sei in qualche maniera coinvolto. C'è bisogno anche che le amministrazioni facciano la loro parte per il futuro a livello di strutture. Tu che sei anche un esperto di come funziona in America, no? Beh, in America è incredibile come sta nascendo un fenomeno di calcio praticato. Ci sono strutture veramente incredibili, decine di campi uno vicino all'altro, campi in sintetico, campi ben tenuti, proprio eccetera. Proprio come Bolzano Vicentino. Vero? No, è vero, questo discorso dello sport deve trovare veramente una capacità di investimento anche da parte delle amministrazioni. Questo io sono assolutamente d'accordo. Credo che sia veramente venuto il momento di fare qualche passo in avanti da questo punto di vista. Proprio perché, e ritorniamo al discorso iniziale, vero Conte, cioè il rischio dell'abbandono. Quando un ragazzino di 10 anni, 11 anni smette di giocare, è una sconfitta per tutti. È un dramma, ma leggevo anche, visto che stiamo parlando anche di amministrazione, per cui anche certo, di economia, che per ogni 4 ore di sport fatto si risparmia un'ora nella sanità pubblica, di spesa nella sanità pubblica. Sì. Per cui voglio dire, non deve essere visto come un costo, come una perdita, ma è un investimento, per cui io invece di spenderli per curare, li spendo per prevenire. Esatto. Chiaro, ma vado a intervenire anche non soltanto sotto, come dicevamo, l'aspetto fisico, ma anche mentale, di aggregazione. Assolutamente. Mi viene in mente la settimana scorsa dove i ragazzi, come diceva Federico prima, si danno appuntamento tramite chat per mettersi a sfidare a duello, capito? Cioè, queste sono cose drammatiche. E parlando di calcio, una cosa che sto notando, perché anch'io sono un appassionato di settori giovanili, vado a vedere partite così a bomba, e noto che non c'è più questa bella abitudine di farsi la doccia nello spogliatoio. Il Covid ha lasciato anche questo problema ai ragazzi, che lo spogliatoio, Claudio, sei d'accordo con me, era la cosa più importante del calcio. Quello che lega, no? Adesso arrivano, scendono dalla macchina già vestiti, la mamma gli apre la portina e poi ritornano via. E, cioè, ragazzi, questa non è una cosa. Non si fermano più. Questa è una cosa. È vero. Brutta, eh? È vero. Sì, perché anche questi erano momenti di aggregazione, certo, capito? Di crescita, di autostima, di prendere coscienza anche, no, il fatto di essere autosufficienti, a vestirsi, a prepararsi la borsa, a tenere in ordine lo spogliatoio, cose che erano sacrosante. E questo è un altro grande problema su cui possiamo ovviamente aprire puntate intere e parlarne, perché è una cosa che mi fa tenerezza e tristezza vedere queste cose qua, perché io che ho giocato a calcio è il momento più bello, i ricordi più belli al di là delle azioni, dei gol, cioè le cavolate che abbiamo combinato dentro la spogliatoia, nascondersi le mutande, i calzetti. Cioè, io mi ricordo che uscivo alle 10:30 dallo spogliatoio per trovare la mia roba, perché i miei compagni, che sono ancora i miei amici, certo, mi nascondevano. Queste cose qua non puoi toglierle, cioè no, togli infatti. Questo, togli lo spirito del. Ma sai anche cosa? I ragazzi proprio si abituano poco anche allo scherzo, alla burla, voglio dire, chiaro, per cui adesso qualsiasi piccola cosa diventa bullismo quasi, sì, per cui no, allora la prossima volta io mi vendico, invece una volta era proprio sano, sì, divertimento. Esatto. Sano divertimento. Allora Claudio, per il nostro sano divertimento secondo me dovremmo invitarti un'altra volta per finire questo discorso, perché purtroppo siamo arrivati al termine, abbiamo consumato questa, è volata. Quando ci si diverte il tempo vola sempre, sì, quindi ti rinnoviamo l'invito a tornare qui, grazie, con noi più avanti, grazie quando magari potrai sbottonarti un po' di più, ci sarà meno silenzio stampa. Va bene. Federico, ci vediamo lunedì prossimo, speriamo in un miglior weekend. Ricordiamo a chi ci guarda da casa di seguirci nei social, di seguirci su YouTube, sul nostro canale LP Network, dove ogni martedì carichiamo le nostre puntate. Franco, dai conclusioni. Anch'io spero in un weekend migliore, ci rivediamo lunedì prossimo, sempre 17:30, sempre con il sorriso e sempre su TWA. Grazie e arrivederci.